Grazie per supportare il nostro canale. Il matrimonio libero della De Donà sta facendo chiacchierare parecchio alla settima edizione del reality show di Canale 5. Sconosciuta ai più, Sofia Gioele De Donà si è subito ritagliata uno spazio importante al Grande Fratello VIP grazie alla sua vita privata. La 23enne ha raccontato di vivere una relazione aperta con il marito Bradford. Detto Brad, Beck, lasciando intendere che vanno d'amore e d'accordo, ma ciascuno dei due può frequentare anche altri partner. Il matrimonio è stato celebrato nel 2020 in Messico. Una confessione che ha spiazzato molti telespettatori del GF VIP. Ora, però, parla l'ex moglie di Brad. Eh sì, perché prima di Sofia Gioele De Donà l'uomo che a quanto pare è ricchissimo ha alle spalle una separazione. Una rottura avvenuta, sembra, proprio a causa della concorrente del reality show di Alfonso Signorini. La modella brasiliana Etienne Godoy ha spifferato tutto al settimanale Nuovo. La verità non è quella che già le dice in TV. Lei mente sull'amore libero con Brad. E in più non racconta che quando l'ho incontrato lui era sposato con me e lei lo sapeva bene. Il nostro matrimonio è finito a causa sua. La Godoy ha spiegato che negli anni del suo matrimonio con Beck non ha mai sperimentato l'amore libero, non hanno mai avuto rapporti a tre. Non fa per lui, ha assicurato la donna, che ha poi definito Gioele una persona volgare che tempo fa avrebbe addirittura condiviso delle proprie foto su un sito particolare dove però ora sono state rimosse. Etienne ha dunque confessato che Sofia Gioele De Donà era l'amante del suo ex marito. La modella ha scoperto tutto tramite una telefonata anonima di una persona che l'avvisava che l'uomo si trovava in un hotel in Brasile con una ragazza che era appunto la concorrente della settima edizione del Grande Fratello VIP. Mi tradiva da 2 anni. Penso che lui e Sofia siano fatti l'uno per l'altra. Lei è una donna costruita e una gran calcolatrice. Se non avessi ricevuto quella telefonata, probabilmente lei e il mio ex marito avrebbero continuato a essere amanti per tutta la vita. Etienne Godoy ha rivelato che Brad Fairbeck, il marito di Sofia Gioele De Donà, ha 42 anni ed è un imprenditore nel settore dell'aeronautica. A detta della modella lavora in un ambiente ancora molto legato alla tradizione. Per cui è importante che abbia una donna al suo fianco. Per questo, quindi, molto probabilmente è convolato subito a nozze con Gioele dopo la fine del matrimonio con la Godoy.